Critiche Emilia Romagna nasce nel 2011 a seguito di un progetto fatto da alcuni rover del Lazio, Cambuse Critiche Lazio, che hanno inventato un gruppo d'acquisto per le cambuse estive dei gruppi scout. Cambuse Critiche Emilia Romagna quest'anno per il primo anno ha visto partecipare 11 gruppi, 7 di Bologna, 4 gruppi invece dell'Emilia Romagna, di altre parti dell'Emilia Romagna, Parma, Reggio Emilia e Faenza. Questi gruppi hanno voluto scegliere di fare una spesa diversa, invece che andare al solito supermercato discount, hanno scelto di sapere chi produce i prodotti che mangeranno i ragazzi, i bambini e anche gli adulti durante i campi estivi. Diciamo che come primo anno c'è stata una buona risposta, perché 11 gruppi, quasi 3.000 euro di prodotti venduti, è un ottimo risultato che si è potuto avere probabilmente anche perché negli scout, nei clan, ma anche probabilmente nelle comunità capi, il tema del consumo critico è un tema che sta a cuore. Si dice che lo scout deve essere laborioso ed economo, che ama e rispetta la natura. Ecco, gli scout probabilmente in questo progetto delle cambuse critiche, che si può trovare anche su internet digitando cambuse critiche Emilia Romagna o cambuse critiche Lazio, appunto in questo progetto gli scout si rispecchiano, ritrovano la promessa che una volta hanno fatto. Ma abbiamo deciso di aderire a questo progetto perché ci sembrava un progetto giusto da sostenere e magari da portare avanti anche nei prossimi anni, soprattutto perché anche come scout ci sentiamo in dovere di sostenere questi progetti e queste buone azioni e pensare anche al biologico, all'equosolidale, ai chilometri zero, senza invece andare al discount a comprare e senza farci attenzione. Grazie a questa iniziativa abbiamo modo di poter portare sul territorio, nel concreto per i ragazzi, quella che è un'ottica critica appunto del consumo e dell'utilizzo delle risorse. E proprio attraverso una simile iniziativa è possibile portare nei territori, ma proprio anche nell'attività appunto dei ragazzi, come ad esempio nei campi, scout, sia per quanto riguarda il reparto che quanto riguarda i lupetti, un reale contributo e un reale e non più solo ipotetico giusto utilizzo di quello che è l'etica, anche per quanto riguarda le spese di tutti i giorni.